Quando sono le 9 in punto, voglio dare il benvenuto, anche se solo telefonicamente, a Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. Buongiorno, eccellenza, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Che a tutti gli piacere ascoltatori di risentirla e Radio rivederla, Padre diciamo, anche Pio. se solamente noi abbiamo qui una sua fotografia nell'Edul. Innanzitutto le chiedo come sta, partiamo così. Bene, Sto bene. siamo Oggi ho contenti. davanti agli occhi la prima neve che è caduta sull'Etna, Ottimo, finalmente un po' di bellissimo panorama fresco allora. dopo tanto tempo, sì. Bene, eccellenza, allora noi siamo insieme perché domani ricorrerà la 72esima giornata mondiale del ringraziamento promossa dalla Conferenza Certo. Episcopale Italiana. Lei, come ho già avuto modo di presentare, è il presidente della commissione che ha redatto questo bel messaggio dal titolo Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto, custodia del creato, legalità e agromafie. Ecco, il tema quest'anno è concentrato appunto sulla legalità, sulle agromafie, sull'agricoltura in generale, una delle eccellenze italiane che è purtroppo sotto la lente del malaffare. Ecco, le chiederei subito perché è importante tenere alta l'attenzione sul tema dell'agricoltura collegandola al tema delle agromafie. L'agricoltura fa parte di quella che noi chiamiamo l'economia primaria, quindi senza di essa non ci potrebbe essere uno sviluppo autentico, duraturo. Alcuni paesi sono vocati in una maniera particolare a questo tipo di economia, tra cui l'Italia che ha una grande biodiversità dalle Alpi fino alle isole. Tuttavia alcune politiche economiche, il malaffare, tante volte hanno mortificato questa vocazione e quindi è giusto nel messaggio coniugare da una parte la profezia di Amos che ha priorizzato punti splendidi, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto perché la terra rimane sempre un dono che Dio ci affida da custodire e coltivare. Però dall'altra parte l'attenzione a tutto ciò che mortifica questa attività dell'uomo, e cioè le agromafie e tutte le forme di illegalità. Ecco, vogliamo ricordare che l'evento di approfondimento, potremmo definirlo così, si terrà nella diocesi di Sessa Aurunca in Sì. Campania. Ovviamente tutta Italia si unisce con la preghiera domani nelle celebrazioni eucaristiche, con la riflessione a questa tematica importante. L'invito della Conferenza Episcopale Italiana dunque è aiutare, dare una mano a chi opera nella legalità contro le agromafie. Ecco, come può avvenire questo aiuto che ciascuno di noi può e deve dare? Sì, anzitutto la scelta della zona di Sessa Aurunca non è casuale, è un territorio splendido ma che è stato purtroppo inquinato dall'intervento delle agromafie. Come sempre la responsabilità si può mettere in atto in vari modi, anzitutto dando voce. La parte del messaggio dice la Chiesa continua a denunciare le forme di corruzione mafiosa e di sfruttamento dei poveri, e le terre inquinate sono frutto di silenzi omertosi, per cui bisogna denunciare, e per fare questo ci vuole una grande alleanza fra tutte le agenzie, la Chiesa, ma soprattutto le forze dell'ordine. Secondo, incoraggiare tutte le aziende agricole, soprattutto quelle che sono esemplari nella legalità, lo dice sempre il messaggio, una testimonianza così preziosa vale tantissimo, arricchisce il tessuto relazionale. Premiare queste aziende agricole, sostenerle, significa anche premiarle con il portafoglio, cioè spendere, investire, comprare da queste aziende. Quando ci rendiamo conto che un prodotto è frutto di furti, è frutto di illegalità, come purtroppo se ne vedono tanti in giro, non bisogna mai dare dei soldi, anche se magari troviamo dei prodotti a minor costo. Ecco, sostenere significa sostenere le aziende di cui siamo sicuri della legalità. E poi naturalmente il compito è quello della politica, e noi come persone che partecipano sia direttamente con il voto sia con altro tipo di scelte alla vita politica dobbiamo sempre guardare con attenzione alle politiche agricole che i partiti propongono.
Ecco, Eccellenza, nel messaggio voi sottolineate la legalità, tutela ambiente e lavoratori. È un tema importante, viene come dire, nei riguardi del caporalato, una piaga che nel sud dell'Italia è diffusissima. Lei, essendo stato anche vescovo di Cerignola, a pochi chilometri da noi, ecco, la conosce e l'ha toccata con mano, potremmo dire. Lei ha già parlato di alcune buone pratiche. Ecco, cos'altro bisogna mettere in campo? Allora bisogna mettere in campo anzitutto un controllo molto, molto forte, un sostegno da parte di sindacati e di associazioni che prendano le distanze anche di chi utilizza purtroppo il termine, non è usato a caso perché si tratta quasi di rendere oggetti queste persone, il caporalato. Poi il messaggio, mi permetto di dire, sottolinea anche un altro aspetto del malaffare, che è quello dell'inquinamento. C'è un inquinamento perché oggi le agromafie non solo falsificano e alterano i prodotti DOP, ma hanno il grande affare dell'immondizia, si appropriano in una maniera illegale di alcune zone e lì versano rifiuti che poi a lungo andare su un grave danno per la salute delle persone. Quindi bisogna vigilare, denunciare, vigilare, premiare le buone pratiche. Caporalato è tutto ciò che ha a che fare con una raccolta che risulta indifferenziata e un occultamento di rifiuti che non giova alla salute. Noi Eccellenza abbiamo parlato in apertura di trasmissione di questa giornata che insomma vedrà riuniti un po' diversi esponenti non solo della politica italiana ma ovviamente anche della Chiesa riguardo al tema della pace, un tema importantissimo che Papa Francesco sta tenendo alto anche attraverso il suo viaggio nel lontano Bahrain, ne parleremo anche dopo. Ecco, un passaggio significativo del messaggio per la giornata del ringraziamento recita: è assurdo investire in armi anziché in agricoltura, perché la pace passa, come dice lo stesso Papa Francesco, attraverso la cura della casa comune. Quale deve essere allora l'impegno di cura che ciascuno di noi deve mettere per la nostra terra, il nostro territorio, la nostra casa comune? E la cura della nostra terra, penso a delle immagini bruttissime che si trovano in Puglia, ma in tante altre parti d'Italia, quella nelle quali le nostre campagne vengono riempite di rifiuti. Rendiamoci conto che da una parte c'è questo grave problema dell'inquinamento che rende poco appetibile sia la vita nelle campagne sia il turismo e fa danni all'agricoltura. E poi dall'altra parte rendiamoci conto che il Papa non ci invita semplicemente a alzare la voce per degli slogan, ma avere una visione della pace, che è quella appunto che è una eco di Isaia, che dice che è bene tramutare le spade, si tramuteranno in aratri, le lance in falci. È il sogno di Isaia, è il sogno di ogni uomo, di buona volontà, di ogni credente. Le risorse vanno impegnate nello sviluppo, non vanno impegnate in strumenti di morte. E questo ci dovrebbe portare a fare una seria riflessione su quelli che sono i bilanci che in uno Stato si hanno riguardo agli armamenti. Certo, le nostre armi sono armi di difesa, quelle che esercita quelle che ha il nostro esercito, sono armi per missioni di pace, ma rendiamoci conto che c'è tutta un'industria che fornisce armi a guerriglieri, che fornisce armi a coloro che aggrediscono. È emblematico il caso del porto di Genova dello scorso anno, certo, laddove alcuni si sono rifiutati di caricare delle armi sulle navi. Proprio hanno fatto questo tipo di protesta che è significativa e ci dovrebbe far prendere le distanze sia dalle politiche di armamenti, da questa strategia del terrore, sia dalla produzione di tutto ciò che può aggredire e offendere.
L'ultima domanda, eccellenza, e poi la lascio ai suoi impegni, riguarda il lavoro, ecco, che nel messaggio della giornata del ringraziamento di domani è un tema presente che ovviamente non va letto tra le righe, ma è appunto un punto cardine fisso. Lei ovviamente non è il ministro del lavoro, ma le chiederei, secondo lei, quale può essere la ricetta, ecco, vista anche la sua esperienza nella nostra terra, per rilanciare questo benedetto lavoro? Allora, guardi, io credo che bisogna da una parte favorire degli investimenti. Questi si favoriscono nella misura in cui c'è una legislazione un po' più snella. Tante volte tutte le buone intenzioni e tutte le politiche si arenano in una burocrazia che non permette uno sviluppo e le assunzioni che ad un certo punto facciano emergere dal lavoro nero. Se si snellisce tutta una macchina burocratica, che capisco è stata creata per frenare forme di illegalità, se si snellisce questo, allora si rende molto, molto più snello tutto il meccanismo dell'assunzione, degli investimenti, che molti paesi e molte aziende avrebbero interesse ad impiantare nella nostra Italia. Ecco, io credo che le politiche oggi, e mi pare che le promesse del governo, gli intenti del governo, vadano in questa direzione. Oggi poi ci troviamo davanti ad un'altra grave situazione, che è quella energetica, non solo per l'emergenza dell'Ucraina, ma anche perché viviamo in un momento storico nel quale dobbiamo fare una seria riflessione sull'uso delle risorse. Certo. Allora io credo che anche tutto un comparto, che è quello del rinnovamento delle energie e della sostenibilità, sia un nuovo ambito di lavoro nel quale si possa davvero investire con creatività. Si parla molto spesso oggi di una tecnoscienza che è alleata del lavoro e si aprono ampie prospettive da questo punto di vista. Ora si tratta veramente di avere tanta creatività e di cercare delle buone prassi, e soprattutto tra i giovani sono già presenti. Bisognerebbe solo incentivare e finanziare la loro realizzazione. Eccellenza, io la saluto, l'abbraccio e la ringrazio di cuore per essere stato con noi. Un caro saluto a tutta la terra di Puglia. Grazie, grazie di cuore, una buona giornata e davvero ringraziamo Monsignor Luigi Rena per la sua disponibilità alla vigilia di questa giornata del ringraziamento, che è molto importante, come abbiamo avuto modo di ascoltare anche dalle tante tematiche che l'Arcivescovo di Catania ha sollevato.